È una persona che ha ragionato per spot e tra l'altro tra uno spot e l'altro non si preoccupa del valore della coerenza. Letta stai sereno, lo fa cadere, ritorneranno le preferenze, presenta una legge elettorale senza preferenze. È il valore della coerenza tra uno spot e l'altro che inquieta ancora di più, oltre agli spot stessi. Io non credo che voi siate così deficienti da credere ad un uomo che vuole mettere 80 euro in più in busta paga il giorno dopo le elezioni europee, perché la prima busta paga di maggio arriva il 27, le elezioni sono il 25. Quindi per coerenza un dialogo col governo Renzi da parte vostra? Dipende che cosa intende per dialogo. Io sto aspettando i testi normativi, se me li fanno leggere magari riesco a capire anche su cosa si può votare a favore e cosa votare contrario. Fino ad ora sono 15 giorni di annunci in pieno stile democristiano di Prima Repubblica, ma senza uno straccio di pezza d'appoggio. E faccio notare che mentre si mettono 78 auto su eBay all'asta, se ne stanno comprando altre 210 e il Presidente del Consiglio finge che quel bando non esista. È un bando Consip, basta andare online e ve lo leggete e capite cosa sta per fare il Ministero della Pubblica Amministrazione con le auto blu. 210 auto, di cui la metà blindate, e 78 le svendiamo, chiedendo ai cittadini di comprarle, ma i cittadini le hanno già comprate queste auto, le hanno già pagate una volta, adesso gli stiamo chiedendo ai cittadini di ricomprarle. È un meccanismo folle, è questa la morale di questi primi 20 giorni di governo Renzi. Il discorso è che io cittadino che mi approccio ad un'elezione comunale, europea, regionale, mi devo chiedere qual è la credibilità della forza politica che porta avanti quel programma, cioè sono di fronte ad una forza politica che fa quello che dice? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare.